Buongiorno, oggi ci troviamo per Due Passi nel Mistero alla mostra Barocco Andino Contemporaneo che è iniziata ieri 10 dicembre e durerà fino al 7 gennaio 2012. Questa mostra è stata organizzata dall'Associazione Culturale Creatività Artistica e intende mostrare, divulgare un tipo di arte che in Italia è ancora da conoscere e da apprezzare ed è chiamata Barocco Andino Contemporaneo. Andiamo quindi a conoscere meglio di cosa si tratta dagli esperti di questa mostra. Con queste iniziative espositive realizzate in varie città d'Italia, attraverso il progetto Studio d'arte sul Barocco Andino, sorto nel 2005, l'Associazione Culturale Creatività Artistica intende far conoscere i dipinti del movimento Barocco Meticcio, che sorse in America Latina nelle prime fasi della colonizzazione europea e fu fortemente influenzato dagli artisti italiani in Italia. Infatti, nonostante questa fondamentale contaminazione culturale, ancora si conosce ben poco di questa forma d'arte. Durante la conquista europea in America giunsero pure alcuni artisti con il compito di decorare le chiese che si stavano costruendo ovunque. Presto la grande richiesta di opere d'arte impose la necessità di formare degli artisti locali e così nacquero varie scuole d'arte nelle città della colonia e tra queste quella di Cusco in Perù. Divenne la più importante in America. I modelli da seguire furono il manierismo e il barocco e le prime opere importanti furono eseguite da maestri italiani. Dapprima il fratello gesuita Bernardo Bitti, giunto in Perù nel 1575, poi Matteo Perez de Alessio e quindi Angelino Medoro, che lasciarono dei segni indelebili e tuttora visibili nell'arte andina. Poco alla volta però gli artisti di Cusco si staccarono da modelli europei e cominciarono a dipingere arcangeli avvolti in abiti regali e che impugnavano armi da fuoco, decorazioni preziose su tutti gli abiti, raggiere dorate, ricche collane e gioielli sulle Madonne, dando origine al barocco andino. I missionari intanto fecero opera d'evangelizzazione, trovando una reciproca identificazione tra le divinità locali con la Trinità, la Madonna, gli angeli e i santi, fomentando così la formazione di un sincretismo religioso e artistico che permise il mantenimento e la trasmissione dei miti originali e determinò la creazione di una precisa iconografia locale. In Cusco, ancora oggi, ci sono numerose botteghe d'arte che continuano a produrre opere pittoriche, riproducendo e interpretando l'iconografia classica del passato. I maestri che conducono i laboratori guidano gruppi di artisti incaricati di una parte del lavoro che alla fine porta alla produzione di opere collettive e raramente firmate. Da oltre 4 secoli la conoscenza delle tecniche pittoriche è trasmessa dal maestro agli allievi attraverso un procedimento di insegnamento-apprendimento graduale e costante, che solitamente dura alcuni anni. La peculiarità di questi dipinti a olio è che non si tratta di semplici riproduzioni, ma di variazioni sull'iconografia classica, ogni volta interpretata in modo diverso. Questo processo è paragonabile a quello che avviene nella realizzazione delle icone bizantine, dove solo pochi maestri ispirati possono inventare nuove immagini, ma tutti i pittori inevitabilmente vi pongono qualcosa di proprio. Tra i temi più espressivi della pittura andina ci sono le straordinarie serie di angeli riconducibili a 3 tipi diversi: le gerarchie, gli arcangeli archibugeri e gli arcangeli musici.
Nella prima serie, gli esseri celesti indossano gonnellini femminili, che combinano con corazze, elmi, spade e scudi delle regioni romane, e sono identificati con gli spiriti protettori della natura e delle diverse attività umane. Nella seconda serie, sicuramente la più singolare, gli arcangeli vestono secondo l'usanza militare degli spagnoli, al tempo della conquista, e impugnano degli archibugi. Gli arcangeli musici, infine, sono rappresentati suonando gli strumenti della tradizione europea o andina, indossano gli abiti romani o i vestiti dei militari spagnoli e portano allegria nelle abitazioni che li ospitano. Ecco, qui abbiamo degli angeli musicanti, e questo è l'arcangelo suonatore di violino, bellissimo. Quest'altro è il suonatore di chitarra. Quest'altro è il suonatore di liuto. Questo è il suonatore di arpa. Notiamo questa arpa, che è un'arpa locale. E questo è l'arcangelo suonatore di tamburo, sempre della scuola di Cusco, inizio del secolo XXI. È un olio su tela di centimetri 30x40. Le popolazioni andine identificarono la persona della Madonna con la Pachamama, la Madre Terra, una divinità molto venerata nell'ambito della religione locale, che mantenne la sua importanza anche dopo la conversione al cristianesimo. L'esempio più evidente di questa identificazione è il quadro dipinto nel XVIII secolo, secondo da autore anonimo e conservato nel Museo della Moneda, nella città di Potosí, in Bolivia, dove si nota l'immagine di Maria inserita nella montagna e incoronata dalla Trinità, mentre ai suoi piedi sono inginocchiati il Papa, il Re di Spagna, dei dignitari e un capo tribù indigeno. Ai lati del monte sono dipinti il sole e la luna, con volti umani, e tra i personaggi inginocchiati un'immagine stilizzata della terra, tutti elementi che fanno riferimento alla religione incaica. La caratteristica iconografica fondamentale di tale sincretismo è la forma triangolare data alla Madonna, che in questo modo ricorda l'aspetto di una montagna, rappresentazione più evidente della Madre Terra. Le diverse immagini dell'iconografia mariana, perciò, soprattutto quando sono accompagnate da Gesù bambino, si associano all'idea del nutrimento e della protezione che l'uomo andino riceve dalla Pachamama, la quale, oltre ai suoi prodotti per alimentarsi, gli offre la propria ospitalità per rifugiarsi. Ecco, vediamo qui una serie di quadri che ritraggono sempre varie Madonne. Questa è la Madonna della Candelora. Qui troviamo la Madonna Pastora, una rappresentazione abbastanza rara. Qui la Sacra Famiglia, qui la Madonna con Gesù Bambino e San Giovannino. Qui invece troviamo la Fuga in Egitto della Sacra Famiglia accompagnata da San Gabriele Arcangelo. Ancora la Sacra Famiglia e qui un insolito San Giuseppe con Gesù Bambino dormito. Invece troviamo la Madonna di Guadalupe, una delle iconografie più note nel Sud America, ma anche in molti altri paesi, sta diventando molto diffusa. Questa è una Madonna tra le più straordinarie, è una Madonna con Gesù Bambino, della scuola sempre di Cusco, dell'inizio del XXI secolo, è un olio su tela di centimetri 21x26. Guardate la raffinatezza di questi volti. Un'icona bizantina, una riproduzione della scuola di Cusco. Qui troviamo la Madonna del Sonno,
E qui una Madonna con Gesù bambino dormiente, molto raffinata, con questo bambino che dorme sulla paglia e che sta venendo coperto da questo velo. Qui abbiamo la Madonna dell'uva, in quanto la Madonna identificata con la Pachamama è colei che dà frutti e sostentamento per il suo popolo. Qui abbiamo la Madonna che nutre Gesù bambino, molto particolare, con il cucchiaino lo sta imboccando. Qui abbiamo questa iconografia di Madonna del Latte, incorniciata da questa splendida cornice che è proprio originale da Cusco ed è un manufatto veramente pregevole in legno di cedro dipinto e dorato, molto bello. Qui abbiamo ancora una Madonna del Latte e qui una insolita Madonna incinta, con questo cappello atipico, gli orecchini, e vediamo che è appunto in gravidanza. Qui abbiamo una Madonna in raccoglimento, una classica annunciazione. La Madonna, abbiamo detto, viene vista come Madre Terra e quindi si è operato un sincretismo religioso molto utile per mantenere localmente i culti antecedenti all'arrivo dei cristiani. Poi abbiamo anche il culto dei santi e infatti troviamo questo San Giacomo Maggiore che per i locali assume un'importanza veramente elevata in quanto viene identificato anche come il dio del tuono. Qui troviamo un San Cristoforo, classico dell'iconografia cristiana, sincretizzata con quella locale. Qui un San Francesco d'Assisi, molto particolare, bellissimo. Qui un Sant'Antonio da Padova con Gesù bambino. Notiamo sempre questi abiti molto variopinti. Un Sant'Antonio Abate. Qui troviamo un San Giorgio e qui infine una Santa Cecilia, sempre scuola di Cusco, inizio secolo XXI, un olio su tela di centimetri 30x40. Una ricerca approfondita che raccoglie molti di questi dipinti la possiamo trovare in questo bellissimo libro del dottor Riccardo Scotti dal titolo Barocco Andino. Arcangeli guerrieri, madonne e dee, santi meticci, in cui ci sono moltissime altre iconografie che nella mostra chiaramente non hanno potuto trovare posto, come questa di Arcangelo San Gabriele dell'Abbondanza, veramente splendido. Ecco, questo libro è stato pubblicato dalle edizioni Ananche ed è disponibile in tutte le librerie. Sono disponibili anche dei biglietti natalizi, ben augurali, e acquistabili presso questa mostra che ricordiamo ha sede a Verdello, in provincia di Bergamo, presso la sala civica del comune di Verdello. Tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica, dalle 15:30 alle 19:30, il giorno di Natale e il Capodanno, ringraziare il dottor Riccardo Scotti per aver messo a disposizione le informazioni preziosissime su questa mostra straordinaria e la signora Anna, che è stata la voce narrante di queste riprese. E invitiamo tutti a venire a visitare questa mostra che sicuramente vi lascerà incantati.